Siamo al QB Quanto Basta, un locale situato a Villa Fastigi in Strada dei Cacciatori, questa sera per la presentazione di Pesaro, quartiere di Zagor, capoluogo della cultura. La prima tappa di avvicinamento all'hashtag Road to Pesaro 2024, in quanto la nostra città si è candidata al ruolo di capitale italiana della cultura appunto nel 2024. Questa sera intervisteremo i nostri ospiti che illustreranno questo percorso di avvicinamento per un importante traguardo nel mondo della cultura. Andrea Salvatori, presidente dei quartieri di Villa Fastigi e Villa Ceccolini, è l'ospite della prima tappa di avvicinamento alla candidatura di Pesaro Città della Cultura 2024 e oggi la presentazione del quartiere di Zagor. Perché, presidente? Pesaro quartiere di Zagor è un progetto nato dall'unione delle associazioni di Villa Fastigi e Villa Ceccolini che si sono messe insieme per la prima volta dopo tanto tempo per elaborare un progetto comune che riguardasse entrambe le frazioni del nostro quartiere. Il quartiere 4 è composto appunto da Villa Fastigi e Villa Ceccolini, due comunità vicine ma poco dialoganti. E abbiamo deciso di metterci insieme, di scrivere e partecipare a questo bando indetto dal comune di Pesaro e abbiamo deciso di chiamarlo Pesaro quartiere di Zagor, un po' per richiamare una famosa frase, citazione di Zagor Camillas, che è deceduto recentemente a causa del Covid-19, e appunto per omaggiare la sua figura in quanto ambasciatore di Villa Fastigi nel mondo. Ecco, Villa Fastigi quindi si ritiene il primo quartiere che tiene a battesimo una candidatura importante che può portare Pesaro ai vertici della cultura italiana, quindi un bel riconoscimento insomma a questo quartiere che tra l'altro a Pesaro deve molto ed è molto significativo non solo tra virgolette politicamente. Sì, abbiamo l'onore di essere i primi vincitori di questo bando, quindi i primi ad affrontare questa sfida che in realtà ha entusiasmato veramente tutte le associazioni del territorio, così come la parte del consiglio di quartiere e di tutti coloro che che girano e orbitano intorno alle realtà del quartiere e del territorio. Essere i primi comporta tante preoccupazioni, tante paure, perché non sai mai, non hai un metro di riferimento. Però noi siamo veramente contenti e siamo sicuri di riuscire ad avere di portare un'ottima proposta al quartiere. Daniele Vimini, assessore alla bellezza nonché vice sindaco, padrone di casa qui al Quanto Basta di Villa Fastigi per la presentazione della prima tappa di avvicinamento alla candidatura di Pesaro Città della Cultura 2024, che prelude tra l'altro a un'altra grandissima candidatura, quella del 2034, chissà se ci saremo ancora, di Pesaro Città Europea della Cultura. Sì, in realtà prevalentemente siamo ospiti del quartiere e anche di questo locale molto carino che ci ospita per presentare il programma del semestre di quartiere capoluogo della cultura di Villa Fastigi e Villa Ceccolini, che si sono aggiudicati questo primo bando sperimentale che ha avuto però un grande successo e di cui si sta già parlando anche a livello nazionale, perché è chiara l'analogia con la competizione per la capitale italiana della cultura 2024, per cui in queste settimane stiamo lavorando al bando di partecipazione, le iscrizioni termineranno a fine mese e tutto il bando, tutto il pacchetto andrà confezionato per il mese di ottobre. E quindi capite l'importanza di creare momenti partecipativi come questi, dove un quartiere si è messo in discussione assieme a tanti altri della città per dire: se fossi io
capoluogo come lo è Pesaro, no? Capoluogo della cultura per 6 mesi, cosa farei di più delle attività che già svolgo, come posso farle più in rete, come posso cercare una collaborazione in più, e su questo è venuto fuori il programma di Villa Fastigi e Villa Cicolini che presentiamo questa sera. Per noi incontrare la creatività, la voglia di fare dei ragazzi, delle associazioni, degli amministratori che hanno lavorato a questo progetto è fondamentale, un po' diciamo un esperimento in laboratorio di quello che più in grande dobbiamo fare in queste settimane per la candidatura di Pesaro capitale italiana della cultura, tant'è che con noi ci sono anche i progettisti di Pan Speech, che sono anche tra l'altro il gruppo che ha lavorato con successo non solo alla nostra candidatura UNESCO del 2017, ma anche alla candidatura di Procida, che sarà la prossima capitale della cultura, quindi insomma abbiamo scelto anche un team nazionale di assoluto livello. Non... esperti in candidature. Esatto, in candidature e in vittorie anche. Non perché vogliamo vincere per forza, sappiamo che sarà molto difficile vincere, quindi diciamo, non ci facciamo illusioni, ma crediamo che invece sia un percorso fondamentale partecipare, perché come il quartiere Villa Fastigi, Villa Secolini e gli altri si sono messi in discussione, ripensati, hanno avuto nuove idee, le hanno discusse, le hanno portate ai cittadini e le realizzeranno adesso per 6 mesi, altrettanto sarà importante per noi farlo a livello provinciale e quindi candidare Pesaro capoluogo vuol dire di fatto candidare tutti i 50 comuni della nostra provincia. Cercheremo in questi 3 mesi di fare un progetto come loro hanno condiviso con i quartieri che tocchi, infatti settimana prossima incontrerò intanto i due assessori di Urbino e di Fano per condividere anche da questo punto di vista le strategie, con Fano per recuperare diciamo alcune parti importanti del progetto della candidatura di Fano dall'anno scorso, e con Urbino per iniziare a tracciare appunto la strada 2033, e quindi un lavoro che poi vorremmo in questi 3 mesi, che sappiamo sono pochi, però estendere agli altri 50 comuni per fare in modo che si scriva un programma condiviso per una, speriamo, vittoria, in modo che anche il budget della vittoria, ricordiamo che il premio per la capitale italiana della cultura è di 1 milione di euro, che possono essere molti, possono essere pochi, ma in ogni caso se dovessimo vincere li vorremmo spendere in tutto il territorio provinciale, quindi con gli amministratori e con le realtà artistiche, culturali, creative della provincia costruiremo un programma per cui in caso di vittoria ogni comune sarà capitale italiana della cultura per una settimana. Gianni Berardino, il project manager di Pan Speech, la società di consulenza che accompagna il comune di Pesaro nella candidatura a diventare capitale italiana della cultura 2024. Non è il primo impegno, Gianni, qui a Pesaro, giusto per la tua azienda? No, è vero, fortunatamente qualche anno fa abbiamo collaborato con il comune per la candidatura UNESCO a Città Creativa della Musica, che è stata un'esperienza interessante, avvincente, perché siamo riusciti anche a portare a casa questo importante riconoscimento che ha dato il via a un processo di, come dire, per la città, di riappropriazione, di consapevolezza di quello che possono essere delle potenzialità rispetto alla cultura come motore dello sviluppo di una città. E questo percorso va avanti attraverso anche questa nuova sfida della capitale italiana della cultura, che dopo 2 anni rispetto al riconoscimento, di nuovo rimettersi in gioco su una sfida più importante, su una sfida che chiama in causa direttamente i cittadini ad essere protagonisti, perché non dimentichiamo che questa è una competizione che parla di cultura, ma parla soprattutto di cittadini, parla di comunità, di come quella comunità è in grado di interpretare e di agire il proprio patrimonio culturale. E quindi... bene, sono contentissimo di... Ecco, quindi squadra che vince non si tocca, come si dice in gergo calcistico e sportivo. E Pan Speech, ci descrivi un po' l'attività della tua società. Beh, è una società che nasce all'interno dell'Università di Siena con un nucleo, quindi una research company, permettetemi il termine anglosassone, però una research company, una startup universitaria costituita da giovani ricercatori dalla semiologia, l'antropologia e i beni culturali, che poi ha trovato la sua forza
nella dinamica del lavoro e quindi nel come lavoriamo, quindi in una dinamica di rete, di progetti internazionali che abbiamo curato negli ultimi 15 anni, che ci ha messo in condizioni di dialogare con diversi contesti e territori e capire chi sono le persone giuste da coinvolgere. Quindi il mio ruolo è quello di essere un po' la persona che coordina un progetto, quindi giustamente un project manager, e formare una squadra. Abbiamo richiamato ovviamente alcune delle persone della squadra di UNESCO perché era una continuità, ma ci sono anche altre persone che stiamo coinvolgendo per questa candidatura, che sono state, come dire, anche espressione di altre candidature, quella di Matera, quella di Procida, e quindi abbiamo allargato il nostro gruppo di lavoro per esprimere, come dire, maggiore aderenza a quelle che sono le sfide di questa candidatura. Gianni, tu non sei un indigeno, qui invece come la vedi l'atteggiamento e l'attitudine dei nostri concittadini verso un tipo di progetto come questo molto ambizioso? Ma l'attitudine secondo me va da un lato stimolata e quindi la scopriremo nel percorso. Quello che è successo in questi due anni è che vedo che quel riconoscimento ha dato uno scatto ai cittadini, ha dato il fatto di ridire: ah, ecco, qualcuno ci ha dato un riconoscimento, quindi allora valiamo qualcosa. Questo valere è il primo passo per dare un dinamismo. Io non conoscevo Pesaro se non per nozionismo. Ho cominciato a conoscerla e ho visto un'evoluzione rispetto a tre anni fa. Ho notato che questo dinamismo, questa voglia di appropriarsi anche soltanto di un logo, di metterlo in mostra, di dire: ah, allora noi siamo riconosciuti da un ente internazionale come l'UNESCO, quindi valiamo qualcosa. È il primo passo per innescare dei processi di dinamismo, di moltiplicazione di quello che possono essere i desideri. Quindi noi lavoreremo molto sul desiderio di Pesaro. Marco Roscetti è il presidente dell'Associazione Periferica, che è l'ente capofila che appoggia la candidatura di Pesaro a Capitale Italiana della Cultura 2024, presente nel quartiere di Villa Fastigi, Villa Ceccolini, uno sforzo immenso, ma anche i primi a supportare Pesaro in questa candidatura. Sì, abbiamo preso parte al bando di candidatura e da subito con l'intento di vincerlo, quindi non nascondiamo il fatto che abbiamo lavorato pesantemente per portare a casa il risultato, un risultato che ci rende abbastanza fieri per tutto il lavoro svolto in questi quasi 10 anni di attività come associazione periferica, ma soprattutto perché è stata l'opportunità di conoscere più approfonditamente quelle che sono le associazioni del territorio. Il quartiere 4, Villa Fastigi, Villa Ceccolini, è un quartiere variegato che presenta tante realtà associative, molto eterogenee, quindi diverse tra di loro, e per noi è stato un bene poter utilizzare questo progetto per conoscerlo, perché in questi anni ognuno ha portato avanti le proprie attività associative senza però avere la possibilità di conoscersi più approfonditamente. Una candidatura, la vostra, legata al nome di Mirko Bertuccioli, il mitico Zagor dei Camillas, che dal cielo sicuramente ci darà un sostegno verso una vittoria, speriamo, incrociamo le dita. Mirko è per noi il primo cittadino del quartiere 4. Il progetto nasce da una frase che lui utilizzava spesso proprio per l'amore che ha sempre avuto verso il quartiere, perché è stata la sua prima casa e residenza artistica, e questa frase era: Pesaro, provincia di Villa Fastigi. Abbiamo ovviamente giocato su questa citazione per tirare fuori il nome del progetto, che abbiamo dedicato a Mirko perché per noi Mirko è un po' una macchina motivazionale. È stato una persona che ha unito tutti quanti verso l'amore per le arti, tutte le forme artistiche. E quindi questo amore verso le forme artistiche ci sembrava l'occasione giusta per il rilancio delle emozioni personali dopo un periodo così brutto come quello del Covid, della pandemia, che ci ha portato via anche Mirko. Quindi per noi Mirko diventa un simbolo vivente di rinascita.
Gilberto Santini, direttore di AMAT, qual è il ruolo dell'associazione nell'ambito di questa bellissima candidatura che il Comune di Pesaro sta affrontando nella sua Road to Pesaro 2024? Ma di essere uno strumento, che è la nostra natura, e insomma, l'articolo 1 del nostro statuto dice che siamo lo strumento per le amministrazioni che pensano alla cultura come un bene sociale di rilevante interesse. In questo senso appunto Pesaro è una città nostra associata, è una città importante per l'AMAT, e quindi, come abbiamo fatto anche per la candidatura di UNESCO, siamo felici di accompagnare la città verso, soprattutto nel percorso, ecco, nella road to, perché il percorso è un'occasione per conoscersi meglio, per acquisire consapevolezza, e al di là del risultato, poi il risultato speriamo naturalmente che sia positivo, quindi cogliamo questa occasione di percorso per capire meglio chi siamo, che cosa vogliamo, dove possiamo andare, dove vogliamo andare, soprattutto dopo questo, insomma, brutto uragano che ci è passato accanto e che in tanti casi ha investito le vite di tanti amici, di tante persone. Quindi ancora di più l'urgenza della cultura come strumento per la comunità, per pensarsi come tale, questa è la cosa più importante. Buonasera e benvenuti a tutti, siamo nel quartiere 4, Villa Fastigi, Villa Ceccolini, vincitore del bando capoluogo della cultura della città, e do il benvenuto a tutti gli intervenuti, presidenti di quartiere, consiglieri di quartiere e alle istituzioni rappresentate dal vice sindaco, assessore alla bellezza Daniele Vimini, dall'assessore alla coesione Mila Della Dora e alla sostenibilità Heidi Morotti, alle quali darei per prima le parole per un saluto. Anch'io parto dai ringraziamenti e dai saluti, saluto tutte le persone che siano qua. Questo è il primo giorno dei 180 giorni nei quali Villa Fastigi e Villa Ceccolini saranno capoluogo della cultura. Abbiamo già avuto modo di fare i complimenti in diretta Facebook, questa è l'occasione per farli in diretta, quindi qui con noi c'è il presidente di quartiere, Andrea Salvatori, il presidente dell'associazione periferica, diciamo, i due soggetti che sono seduti qua con noi, ma che hanno visto la collaborazione di tante persone, un intero consiglio di quartiere, tanti cittadini e tante altre realtà che hanno saputo fare squadra e lavorare per il bene di un quartiere e non solo, perché sicuramente saranno tante le iniziative che verranno proposte e sono tante le iniziative ai quali tutti i cittadini pesaresi potranno collaborare. I quartieri sono una risorsa per il nostro territorio, una sfida insomma che da diverso tempo abbiamo deciso di investire come amministrazione comunale. Sono il punto di partenza da dove partono i progetti, da dove partono le iniziative, ed è la voce della nostra città e del nostro territorio. E quindi veramente ringrazio per questo grande lavoro di squadra che avete saputo fare, ma non è solamente, diciamo, questa l'occasione in cui vi siete messi in gioco e avete saputo vincere. E le attività che state portando avanti sono tante, insomma, solamente in questo anno e mezzo purtroppo di pandemia sono tante le attività che avete svolto. Purtroppo Mirko è una delle persone, purtroppo tante, che la pandemia ci ha tolto. Lui era una persona vogliosa, capace di fare squadra, diciamo, è da quella sua voglia di fare squadra, di fare arte, di fare cultura che noi siamo qua per ripartire. Quindi il primo pensiero va a lui di questo giorno in cui il quartiere 4 è capoluogo della cultura. Grazie mille, adesso Heidi, un saluto anche tu. Grazie mille, buonasera a tutti. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti e ai saluti che ha già fatto la collega. È un onore essere qua questa sera perché finalmente vediamo la conclusione del primo percorso che ha portato un quartiere alla ribalta su tutti gli altri nel momento in cui si sono impegnati. Hanno svolto un'attività veramente di squadra dove le idee sono partite e si sono
concretizzate non solo all'interno del quartiere ma anche ascoltando tutta quella che è la cittadinanza, la popolazione, e questo è un momento in cui il quartiere verrà portato un po' alla luce. In questo momento è un esempio anche per tutti gli altri quartieri che hanno intrapreso e che intraprenderanno nei semestri successivi questo percorso, e quindi è una vittoria per noi amministrazione, perché finalmente siamo riusciti a creare una sinergia, a creare una squadra e ad avere delle proposte concrete e interessanti e molto costruttive. Sicuramente è un percorso che porterà Villa Fastigi e tutto il quartiere ad essere conosciuto, frequentato anche da persone che finora non l'avevano fatto, e quindi senz'altro è la strada giusta e la strada corretta. Mi unisco anch'io quindi, come dicevo prima, ai ringraziamenti. È veramente una bella vittoria, e questa sera comincia qui questo percorso e vedremo cosa succederà nei semestri successivi. Grazie. La parola adesso al presidente di quartiere Andrea Salvatori per un saluto al pubblico. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qui insieme a noi. Intanto perché finalmente ci si rivede in presenza, che era da un po' che non succedeva. Ringrazio l'amministrazione comunale per l'occasione di questa serata e ringrazio veramente di cuore tutte le persone che in questi mesi di lavoro sono state al fianco del quartiere, del consiglio di quartiere, dei suoi consiglieri, ma soprattutto a fianco dei cittadini di Villa Fastigi e di Villa Seccolini, per cercare di portare aiuto, supporto e poi speriamo con queste iniziative anche un po' di momenti di spensieratezza e di felicità. Quindi mi auguro che siano 6 mesi di buon lavoro, di cooperazione. Ringrazio la squadra di volontari che anche oggi è venuta qui alle 5 per allestire tutto ciò che stiamo vedendo, quelli che hanno aiutato nella rotatoria l'installazione dei totem, tutti coloro che in questi giorni si sono fatti veramente in quattro per permetterci di portare a compimento ciò che si è verificato dopo la vittoria del bando. Quindi grazie mille e buona serata. Anch'io ringrazio tutti gli intervenuti, tra l'altro tra il pubblico salutiamo anche Andrea Nobili, assessore all'urbanistica, e il consigliere Luca Di Dario. Io direi adesso di entrare però nella parte un pochettino più tecnica e quindi raccontare un po' il percorso di questa scelta di questo quartiere capitale della cultura. E io direi di partire un po' da qualche anno fa, da quando Pesaro ha lanciato una sfida importantissima, che è stata quella della città della musica UNESCO, vinta con la proclamazione nel 2017. Da quel momento Pesaro non si è mai fermata praticamente, e a testimonianza di una crescita che è avvenuta in tanti settori, ma quel riconoscimento di Città della Musica ci ha permesso anche di vivere un 150esimo di Rossini veramente straordinario, e non solo, non ci fermiamo, perché le sfide da affrontare oggi in questo momento sono due. A Matera nel 2019 abbiamo lanciato ufficialmente, diciamo così, ufficiosamente, la candidatura addirittura di Pesaro Urbino, capitale della cultura europea 2033. Ma per arrivare a questo ambizioso percorso ce n'è un altro, altrettanto ambizioso, che è quello di Pesaro capitale della cultura 2024. E entrambe queste candidature, un po' anche come la candidatura di Città della Musica, usufruiscono di un percorso, diciamo così, parallelo, perché è volto a una trasformazione della città, del territorio, che è quella che poi abbiamo visto anche in questi anni. E quindi un progetto sogno che però crede nella creatività, crede nella cultura come bellezza di un intero territorio, e per Pesaro parte proprio dai quartieri. Quindi io direi di dare la parola all'assessore e vice sindaco Daniele Vimini per raccontarci un po', ecco, come è venuta questa idea di percorso proprio dal basso, di creare già una sinergia nella città che permetta poi di arrivare a Pesaro 2024. Sì, grazie Liz, saluto anch'io tutti i presenti, mi complimento una volta di più con tutti coloro che hanno lavorato alla candidatura e alla vittoria di
Villa Fastigi, Villa Ceccolini come un quartiere capoluogo della cultura per questo semestre. Sarà un semestre fantastico nel programma che abbiamo ovviamente valutato, che la Commissione ha valutato, che abbiamo sbirciato e ripercorso anche questa sera e che verrà raccontato questa sera. Tra l'altro questo totem e i cavalierini che vedete servono ovviamente per raccontare ulteriormente alla città e ai cittadini del quartiere, quindi questo totem, come diceva bene il Presidente, grazie anche ai volontari, verranno installati nelle rotatorie di accesso al quartiere, in modo che insomma delimiti insomma il quartiere vincitore, e questi invece più piccolini nella stessa dinamica che poi hanno creato molta appartenenza e partecipazione anche l'indomani proprio del riconoscimento UNESCO 2017, quando un po' in tutti i negozi della città si sono distribuiti il brand con, esatto, questo qui invece sarà destinato ovviamente invece alle attività economiche e anche alle associazioni in realtà di quartiere di Villa Fastigi e Villa Ceccolini, proprio per diciamo promuovere, raccontare e ricordare questo periodo particolare. Poi nel susseguirsi dei bandi immaginiamo di averne diciamo, una bacheca dei vari quartieri, e anzi anche qui la creatività del progetto di Villa Fastigi e Villa Ceccolini ci ha portato questa idea, che non era originariamente nel bando, così come il prossimo bando non sarà del tutto uguale a quello precedente, e quindi anche l'idea di chiedere con il percorso di candidatura anche un'immagine un po' quasi un palio lassenese, no? Che in caso di vittoria diventa il simbolo proprio per quel periodo, ci ha aiutato anche in un percorso di crescita. Proprio per questo, perché crediamo che i percorsi migliori di crescita sono quelli che partano dal basso, comunque in maniera orizzontale. E quindi, tornando anche alla tua domanda, il tema qual è? Pesaro è in grado di competere a una competizione come quella della città capitale della cultura 2024 e poi 2033 vedremo. La riflessione che abbiamo fatto è: sì, lo è, ma se ogni sua parte, ogni sua anima è in grado di farlo, quindi se i propri quartieri sono in grado di assumere il ruolo di capoluogo della cultura che sta svolgendo Pesaro per 6 mesi, allora Pesaro può avere la forza e il coraggio di candidarsi a essere capitale italiana della cultura e crescendo fino a quella europea. Abbiamo pensato che appunto fosse un bel modo di ribaltare la prospettiva, che in genere vede un sindaco, un assessore, una giunta eccetera che danno degli obiettivi e poi provi a farti seguire quando va bene dalla macchina comunale, dai consiglieri comunali e poi finisce presto, no? Invece sia nel farsi le ossa ma anche nel iniziare a lavorarci, partire dai quartieri, crediamo che sia la dimensione migliore. Siccome questa sera si racconterà poi anche con gli altri ospiti il percorso diciamo anche verso la candidatura, che è molto stretto, più di quanto noi pensassimo, perché in realtà entro luglio dovremo diciamo ufficializzare, cosa che già abbiamo fatto, la candidatura, ma entro ottobre dovremo completare tutto il percorso. Siccome l'altro tassello dopo il quartiere, dopo la città, sono gli altri comuni della provincia, vogliamo coinvolgere tutti i 50, sia partiti che erano 52, ora siamo 50, comuni della provincia di Pesaro Urbino, anche nella stesura di un programma condiviso, perché non sarà solamente Pesaro capitale, ma vogliamo interpretare tutta una provincia, da Fano che non ce l'ha fatta l'anno scorso ma ha fatto un buon lavoro, a Urbino che sarà diciamo partner privilegiato del percorso 2033. Incontreremo gli assessori nei prossimi giorni, abbiamo preallertato insomma tutti i comuni della provincia e del territorio, perché vorremmo arrivare, a proposito di percorso in crescita, in crescendo verrebbe da dire, a fare in modo che ogni comune della provincia possa essere, in caso di vittoria, compreso quindi anche una spalmatura del budget per capirci delle iniziative e dei progetti da costruire insieme, possa essere realmente comune capitale della cultura per il 2024. Quindi ci immaginiamo un grande tour, un grande programma dove ogni comune ovviamente dai principali, a Vallefoglia, a Cantiano, a Carpegna, a Lunano, a San Costanzo, possono sviluppare una settimana di programma. In quella settimana magari anche creare, grazie anche a questo budget che viene condiviso, così come è condiviso il piccolo budget che poi hanno saputo trasformare in tanto di più
del progetto di Villa Fastigi e Villa Seccolini, magari anche o un recupero di una delle tante iniziative che da soli non potevano più fare, oppure anche, come nel programma che presenteremo questa sera, nuove idee che poi diventano nuove, quindi una vera eredità. E quindi quando spiegheremo alla commissione cosa rimarrebbe di Pesaro Capitale 2024, rimarrebbe tutta una serie di nuove progettualità che diversamente non solo la città, ma tutta una provincia che, come sappiamo, dalla sciagurata, lo possiamo dire perché poi l'ha fatto un governo di centrosinistra, eliminazione delle competenze di cultura, ma potremmo dire turismo e tante altre cose, per quello che riguarda le province, una provincia come la nostra che era tanto ricca di proposte, di attività, e sopperire qui dal basso con un progetto collettivo che potrebbe diventare il progetto più importante d'Italia per il 2024. Una trasformazione continua, infatti, anche nella politica, insomma, che si è vista in questi anni, proprio di raccordo, di unità, che è partita proprio dalla candidatura di Pesaro Città della Musica e che ha scoperto che non è solo Rossini il patrimonio di una città della musica, ma è molto altro. E guarda caso questa sera, tra l'altro, c'è uno dei, qui è rappresentato uno dei promotori, uno dei maggiori promotori della musica, che è Mirko Bertuccioli, Zagor, scomparso purtroppo con la pandemia. Quindi un percorso in crescita, di una crescita totale di un territorio. Quindi Pesaro non si arrocca sulla sua bellezza, non si arrocca sui suoi musei, sulle sue cose, ma condivide un percorso di cultura in ampia scala. Anche questa cosa della settimana per ogni comune è molto interessante, perché appunto potrebbe dare risposte, insomma, e finalmente fare notare anche realtà che purtroppo con l'eliminazione delle province sono state un po' abbandonate, diciamo, dalla regione, che rimane un po' lontana forse da piccole realtà soprattutto. Sì, è quello, cioè resistono delle reti, per esempio la rete, cioè con noi Gilberto Santini che interverrà poi, la rete teatrale della provincia di Pesaro Urbino è quasi un unicum, no? Ma anche qui avviene con una cooperazione, come diceva prima anche il presidente, nel senso che si dice che le Marche sono la regione con più teatri storici, è vero, no? Ma non tutti sono aperti come sono aperti nella provincia di Pesaro Urbino, no? Ed è il valore di una rete, di un progetto che si è riuscito a fare con comuni grandi che mettono la progettualità e un euro in comune con quello più piccolo, che grazie a quello e anche il contributo della regione, che fino, diciamo, all'anno scorso è arrivato, ci auguriamo che continui ad arrivare a questo sistema un po', diciamo, anomalo rispetto al resto delle Marche, che vuole resistere, e appunto possa essere un simbolo di una provincia che, ripeto, prima faceva tanto perché ne aveva le competenze, perché ci si credeva, eccetera, e ora non essendoci più, ovviamente un livello di intermediazione rispetto alla regione serve sempre. Poi non vuol dire ovviamente sostituirsi a ruoli istituzionali che non sono i nostri, però diciamo, crediamo che i livelli intermedi di organizzazione possano solamente fare bene, soprattutto possano avvicinare gli amministratori, possano avere un ruolo importante anche nella contrapposizione che c'è spesso e nei fatti tra costa e entroterra, no? Cioè tra un'idea, no, di un'area costiera che è più facilitata dai servizi e invece aree interne dove è più difficile far arrivare pubblico, circuitazioni, via dicendo. Quindi c'è tanto anche di politico ovviamente in questa cosa, no? Però crediamo che possa essere importante, appunto perché corrisponde a una crescita collettiva e non di una realtà soltanto. Va bene, io ora ringrazio le assessore Mila Della Dora e Heidi Morotti, chiamerei sul palco Gilberto Santini e Gianni Berardino, il Pan Speech, per proseguire nell'andamento tecnico della serata. E chiederei proprio a Gilberto Santini, che è stato uno dei membri della commissione che ha fatto vincere, insomma, che ha scelto il quartiere di Villa Fastigi, quali sono stati proprio i parametri che poi erano nel bando promosso dagli assessori che erano qui e dall'assessore Vimini, ovviamente. Quali sono stati i criteri di scelta per questo primo bando, questo esordio del quartiere capitale? Buonasera, si sente? Buonasera, si
Sente? Adesso sì. Ti rispondo partendo da un pochino più lontano, vediamo se ci arrivo. Si può dire che ci sta accompagnando, dove Gianni? Si può dire che ci sta accompagnando, cioè diciamo che abbiamo avuto ospite Agostino Ritano, che è uno dei progettisti culturali più importanti d'Italia, che ha seguito la nomina per la vittoria di Matera, capitale della cultura europea, e adesso il direttore di Procida, insomma, che l'anno prossimo, nel 22, sarà capitale italiana della cultura. Ho molto colpito perché nella sua visita a Pesaro di poche settimane fa, noi stavamo cercando appunto di capire quale fosse un incontro importante che lui volesse fare a Pesaro per conoscere meglio Pesaro. E tra le varie proposte che avevamo fatto, lui è partito dicendo: io però voglio andare dal barbiere. Dico questo perché stasera qui c'è il mio barbiere, io e Daniele, fatemi un applauso, è il mio barbiere che io in 20 anni non avevo mai incontrato fuori dalla barbieria. A questo serve capitale Pesaro, quartiere capitale, capoluogo della cultura. Certo. Cioè, sembra semplice, no? Perché appunto davvero è una persona che stimo tantissimo, però non l'ho mai incontrato fuori di quella condizione lì. Invece stasera è stata l'occasione di questo. In questo capovolgimento che ne ha parlato prima Daniele Vimini, ma secondo me è molto forte e molto importante, non c'è una retorica dell'ascolto dal basso. Certo. C'è proprio una passione di capire che cosa le persone nel luogo che si trovano a vivere, che è appunto il quartiere, che cosa a quel livello possono esprimere. Perciò nella commissione dove eravamo io, Marcello Smarrelli, che sono uno dei migliori curatori d'arte italiani e collabora con la Fondazione Pescheria, Silvano Straccini, che è un altro operatore culturale di grande importanza, e la prima cosa che ci ha molto colpito, e devo dire in qualche modo anche commosso, è stato che di questi tempi, con questa strettezza, infatti queste ristrettezze anche dovute alla pandemia, infatti io faccio molti complimenti, insomma, anche al responsabile del quartiere e a tutto quanto, che così tante persone abbiano trovato la forza e il modo di mettersi insieme per fare una proposta. Questa è la prima cosa che ci aveva davvero molto colpito. E la cosa su cui, perciò, sicuramente bisogna valorizzare questo livello di partecipazione, che è tutt'altro che scontato, soprattutto nel momento in cui siamo stati impossibilitati a farlo. La cosa che ci ha convinto di questo progetto, e da questo punto di vista in qualche modo l'abbiamo anche additato come un unicum, ma soprattutto da riproporre agli altri quartieri, nel senso che non è una gara al più bello anche in questo caso, ma è una gara di passioni che tendono a superarsi, è stata l'idea di avere un'idea, cioè è stata l'idea vincente è avere una, diciamo, un asse strutturale molto forte, cioè era un progetto che, letto il quale, tu dicevi: questi sanno che cosa vogliono fare. Aveva scoperto il senso del progetto, cioè l'unione, il senso del progetto è la capacità nella sintesi di raccontarlo, e in questo senso è, non è qualcosa che dall'alto di un'amministrazione viene calato su una realtà più piccola, ma è un ascolto molto attento delle persone che abitano questa città nel luogo in cui davvero si trovano ad abitare. In questo senso, ad esempio, insomma, di Agostino, del barbiere, e del mio barbiere, che lo sarà ancora per i prossimi 20 anni, secondo me è molto importante. Cioè, mai come adesso la cultura è un fatto di comunità, perché è la comunità che cura, e mai come adesso occorre capire quale comunità abbiamo vicino e soprattutto superare l'assurda solitudine a cui sembriamo condannati. Grazie Gilberto, e grazie. E adesso chiederei a Andrea Salvatori di introdurre un po' questo progetto di cui fino adesso si è parlato, ma illustreremo forse per la prima volta pubblicamente questa sera. E quindi, ecco, proprio partendo dal discorso che ha fatto Gilberto Santini, come si è creata questa squadra, dove si è trovata questa voglia di condivisione, e il lavoro che poi è venuto fuori come un frutto veramente inestimabile, perché è un frutto di grande collaborazione. La squadra si è creata
intorno al bando. Insomma, abbiamo preso come pretesto la partecipazione per questo bando per rimettere in piedi ciò che negli anni nel nostro quartiere c'è sempre stato, ma che si stava un po' affievolendo, cioè quel tavolo di quartiere che mette insieme tutte le associazioni del territorio per far sì che comunque si promuova qualcosa all'interno del territorio. Un tavolo di quartiere che vede molte realtà diverse e che però questa volta abbiamo voluto, un po' giocando insieme a loro, farli uscire dalla comfort zone. Cioè ci siamo detti, bene, fino adesso abbiamo lavorato discretamente, sia come associazioni, sia come il quartiere. Alziamo l'asticella, facciamo qualcosa di diverso. Usciamo dal seminato. L'associazione di Villa Ceccolini, facciamogli una proposta, vieni a fare le tue attività a Villa Fastigi. All'associazione di Villa Fastigi abbiamo detto vai a fare le tue attività a Villa Ceccolini. Abbiamo cercato questo mutuo scambio, che poi è stato accolto subito con grande entusiasmo in realtà da parte dell'associazione che ci hanno aiutato poi a vincere il bando, e che onestamente non mi ha trovato sorpreso, perché ero sicuro che una voglia di collaborare, in realtà al di là delle frazioni divise storicamente per vari motivi, ero sicuro che questa sfida avrebbe dato entusiasmo e carica e voglia di lavorare a tutti. Per cui da qui si è sviluppato una storia, un racconto, si è sviluppato un progetto, si sono sviluppate delle relazioni, quindi alcune associazioni si sono messe in relazione fra di loro, hanno deciso di lavorare insieme, di promuovere insieme alcune proposte che effettivamente ancora ad oggi abbiamo tenuto in gran segreto, super nascosto, quindi per molti in realtà è la prima occasione, a parte per chi ha lavorato al bando, insomma per scoprire che cosa poi andremo a portare per i prossimi 6 mesi. Quindi ecco, la cosa importante da quello che mi dici appunto è stato anche il fatto di condividere un lavoro che prima magari veniva fatto singolarmente, quasi, no, di nicchia, io ti propongo la lettura nel bosco, io ti propongo, e invece poi il discorso di unione e di interscambio tra due, tra l'altro Villa Fastigi e Villa Ceccolini appunto sono anche un quartiere quasi due, no? Quindi questa sinergia è importante. Sì, Villa Fastigi e Villa Ceccolini sono due quartieri gemelli che però hanno sempre avuto un po' di difficoltà a dialogare, no? Ma in realtà nell'immaginario, è solo nell'immaginario collettivo, perché poi si vede che nei momenti in cui conta, in realtà questa divisione non esiste, e l'abbiamo data la prova per l'ennesima volta. Serviva una squadra, serviva coesione, serviva lavorare insieme, e abbiamo portato a casa il risultato. E io ho un'immagine nella testa che è quella che mi piace di più di tutto questo bando. È stata quando abbiamo partecipato alla diretta in cui ci sarebbe stata la proclamazione del quartiere vincitore del bando, e giornata nel quale poi abbiamo deciso di invitare tutte le associazioni che avevano partecipato ai lavori. Perché? Perché nelle squadre, quelle vere, quelle forti, si vince o si perde, ma si vince o si perde insieme. E noi quel giorno abbiamo deciso di fare la stessa cosa, ci siamo visti, abbiamo seguito la diretta insieme, nel bene o nel male, che si vinca o che si perda. Ed effettivamente è stato fatto un buon lavoro, perché poi è stato premiato. Il tuo passato sportivo in queste cose si nota. Va bene, allora passerei la parola a Marco Roscetti con la sua associazione Periferica, presidente di Periferica, che è stato un po' il coordinatore. Tu vieni da un passato comunque di organizzazioni, di festival musicali, quindi forse avevi un pochettino più di esperienza in questo senso, e sei riuscito a creare questa sinergia, questa magia di condivisione tra tante associazioni anche diverse. Quindi l'emozione anche di creare questa cosa, e poi come si è svolto un po' il lavoro e quali sono i punti forti, magari questa sera li raccontiamo brevemente, perché sono 27 appuntamenti, no? 27 serate, sono, quindi sì, 27-28 appuntamenti.
distribuiti lungo 6 mesi nelle 2 frazioni, quindi un programma abbastanza importante. Volevo solo sottolineare che è anche un presente sportivo il presidente. Liquidato presto. Anche sì, presente. Sì. Passato e presente, giusto. Ma guarda, forse la parola più importante stasera l'ha utilizzata Mila, non so se ancora c'è, quando ha descritto Mirko, la capacità di inclusione di Mirko. Per noi è stato un carattere molto importante. Siamo partiti da questa caratteristica qua. Abbiamo cercato di adattarla e con l'esperienza che tu dicevi dell'associazione nostra, che dal 2011 ormai è attiva nel territorio. Lo aspetto la luce. Per la diretta va bene la luce? Si hanno spento le luci, non so. Per ora ritorniamo con la luce. E quindi in questo, cioè, la nostra esperienza è stata forse un valore aggiunto che però ci ha insegnato tanto dal punto di vista della conoscenza del territorio. Adesso io non ci ho mai visto una grande divisione tra Villa Festigi e Villa Cecolini, ma perché forse periferica è sempre stata trasversale alle 2 frazioni, quindi non abbiamo mai accusato questo campanilismo. Certo è che però faccio mia culpa per tutta l'associazione di tutti i soci, non conoscevamo molte realtà del territorio. Quindi questo progetto qua è stato fondamentale per arrivare a conoscere la prossimità. E quello che dice Gilberto è molto interessante, la comunità che cura, questo è importantissimo. Nel progetto c'è una comunità eterogenea che cura un percorso di 6 mesi. Un percorso che noi fin da subito volevamo portare a casa, cioè ci siamo presentati, abbiamo cercato di lavorare insieme proprio con lo non spirito. Non è importante partecipare ma vincere. Assolutamente, cioè, ci teniamo tanto perché lo spirito era quello. Fortunatamente tutte le realtà, i partner, i 7 partner che hanno preso parte alla progettualità da subito hanno sposato questo spirito, perché altrimenti sarebbe stato difficoltoso, e questo è un valore aggiunto che ha portato secondo me a riconoscere come un interesse, una passione, che quello che diceva prima Gilberto, c'è nel quartiere. E poi soprattutto questa passione non nasce da una coercizione che viene dall'alto, cioè dall'alto è venuta l'opportunità, il bando è stata un'opportunità per poter presentare una progettualità congiunta in lungo 6 mesi. Però non c'è stata la retorica della proposta dal basso tanto per dire dobbiamo fare comunque qualcosa. Anzi, siamo arrivati a questo percorso e anche dopo la proclamazione abbiamo rivisitato un po' tutto il calendario delle attività, perché il concetto fondamentale è quello di non fare le cose fatte male, fatte in fretta. Cioè non volevamo fare le cose tanto per farle, per dire bene, facciamo una buona la prima, vi dicevo. Abbiamo curato tutto e cureremo, perché poi in fase di realizzazione le cose cambiano, cercheremo di curarlo nei minimi dettagli. Andando al progetto, le realtà le presento un po' tutte velocemente citandole, le vedo qua, sono stati tutti invitati e sono felicissimo che abbiano partecipato. Si va in maniera differenziata da Villa Fastigi a Villa Cecolini. E quindi abbiamo la carnevalesca di Villa Fastigi, che per noi è un patrimonio importante, il carnevale di Villa Fastigi, ma poi Daniele questo lo sa benissimo, il valore storico e sociale di questo tipo di attività. Abbiamo Arco Iris, che è una realtà che per noi periferica è nuovissima e che è attivissima nel quartiere, con Bimborto e tantissime altre attività, anche in collaborazione con la parrocchia, che è presente, se non sbaglio, Don Enrico. E poi abbiamo avuto in piani, se mi dico qualcuno, posso far confuso, Circolarci di Villa Fastigi, che per noi l'associazione periferica è una culla, una casa, ma lo è stato anche per Mirko. Infatti una delle iniziative Power Zagor è un mini festival degli amici di Mirko che hanno scelto di farlo proprio al Circolarci di Villa Fastigi, perché è stata la prima dimora artistica dove è cresciuto Mirko. E quindi Circolarci fondamentale per tutta l'attività socioculturale del quartiere. Sì, poi ci spostiamo, come giustamente dice Andrea, a Villa Cecolini. Abbiamo un'altra realtà
parallela a quella di Circolarci, che è la cooperativa ricreativo culturale Torcivia, che anche loro dal gennaio del 45 sono attivi, prima con mutuo soccorso, ma poi si sono costituiti nel 74 come cooperativa, hanno sempre dato un supporto alle necessità di quella comunità, e a poi uscendo anche dal seminato facendo proposte un pochino più lungimiranti e innovative. E Villa C'è è una realtà freschissima di Villa Cecolini, che è fatta da genitori del quartiere, che sono diventati un servizio per la comunità, nel senso che loro si sono spesi volontariamente per dire: benone, cerchiamo di ridurre quelle che sono le distanze tra il cittadino comune e l'amministrazione. Sono diventato un punto di riferimento molto importante, partecipato e allargato. E mi ha spiegato qualcuno? Ah, certo, dopo lì andiamo anche sul discorso sponsor e soprattutto gli scout, altro diciamo contenitore, lo chiamiamo così, contenitore importantissimo, è quello degli scout, che nel progetto guiderà delle passeggiate alla scoperta del territorio lungo la campagna e quindi lungo il Monte Vallante e anche dalla parte del fiume, quindi lungo il percorso del vallato. Poi la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale Galileo Galilei, cioè un elenco lungo, io adesso cerco di sintetizzare, perché appunto le realtà che hanno partecipato sono tante, e comunque la sinergia quindi con Ilaria Balducci, che è insegnante dell'Istituto, è stata fondamentale per poi portare a questa collaborazione con gli scout per fare queste passeggiate alla scoperta del quartiere. Molto importante è stato il contributo degli esercenti del territorio, con le sponsorizzazioni di Coop Villa Fastidio soprattutto, che da sempre sostiene tutte le attività che vengono proposte nel quartiere, ma anche i due core di Villa Fastigio e di Villa Cecolini, che hanno subito aderito economicamente a coprire una quota di cofinanziamento del progetto, e Villa C'è, che oltre ad essere partner che contribuirà al cofinanziamento del percorso delle attività, e tutti i nostri partner tecnici della T41 che da sempre anche loro sono vicini al quartiere, fino ai partner tecnici che comunque negli anni abbiamo sempre accolto e collaborato con loro. Molto importante la famiglia Francolini Sorbini, perché un'iniziativa che secondo me racchiude un po' nella pratica quello che è l'etica del progetto e anche lo spirito, è quella del cinema all'aperto, cioè cinema sulle pareti, più c'era una volta in quartiere. C'era una volta in quartiere, praticamente la famiglia Sorbini e Francolini hanno donato quello che era un vecchio proiettore del cinema Charlot, che era il cinema del quartiere 4, all'Istituto Comprensivo Statale per i Galilei. Quindi verrà installato questo proiettore all'interno dell'edificio per cercare di stimolare gli studenti, gli alunni di quel comprensorio al cinema. Allora noi abbiamo pensato di fare un percorso di rinascita delle emozioni. Abbiamo detto: facciamo il cinema sulle pareti. Avevamo bisogno di un grande schermo. Il grande schermo per noi è la parete quotidiana della vita, quindi abbiamo scelto due palazzine, una Villa Fastigi proprio in prossimità dell'istituto, comprensivo Galileo Galilei, la scuola media, e l'altra invece a Villa Cecolini, proprio davanti a quello che è il centro commerciale e anche di vita, perché la commercialità comunque crea vita, cioè crea un circuito di partecipazione, di attività, che è il centro commerciale della villa in via Lago di Misurina. E in queste due palazzine proietteremo due film contemporaneamente, perché l'altro elemento importante era quello di creare un'economia circolare di promozione culturale, dove nello stesso momento si attivasse tutto il quartiere, non su quindi attività che fossero esclusive di Villa Fastigio, di Villa Cecolini, come diceva prima Andrea, ma attività che fossero esclusive per quartiere 4. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di proiettare la stessa sera, nello stesso orario, nelle due frazioni, lo stesso film. Quali sono questi film? Alla fine sono due film, perché saranno due serate, una, se non sbaglio, correggimi, è il 27 di luglio, la prima, e l'altra è il 24 di agosto. Sono film che vengono dai capolavori del cinema che sono stati restaurati dalla Cineteca di Bologna.
Perché abbiamo scelto questo? Perché nel periodo post-Covid c'è un discorso di riscoperta delle emozioni. Quindi questa riscoperta delle emozioni ci ha detto, cioè non ci siamo detti solo, perché non far vedere qualcosa che magari hanno visto tutti, però vederlo in maniera condivisa dopo un periodo così pesante può creare delle emozioni nuove, che poi è stata la base anche di scegliere Mirko come primo cittadino promotore di questo progetto. Ossia, Mirko per noi è una macchina motivazionale, l'abbiamo detto in più occasioni, ma macchina motivazionale perché aveva la capacità trasversale di stimolare tutti all'arte, ma non all'arte semplicemente alla musica dal vivo che lui faceva e praticava o al DJ set, proprio all'arte in senso lato, quindi al cinema, alla letteratura, al teatro. Quindi era un promotore culturale a tutto tondo, e questa cosa per noi è stata molto importante. Il nome del progetto Pesaro Quartiere di Zagor. Questa è la dedica evidente anche al quartiere di Zagor come motivo fortissimo, insomma, di legame. Legame unico e non nascosto, cioè nel senso che Mirko, cioè, il nome del progetto viene da una citazione di Mirko, lui promuovendo in Italia From Pesaro with Love, e quindi comunque la città di Pesaro per il grande amore che aveva verso la città, però c'aveva un particolare, adesso qui non si offendono quelli di Villa Cioccolini, però, e neanche quelli di Pesaro, però lui diceva sempre Pesaro, provincia o frazione di Villa Fastigi, lo diceva sempre. I motivi sono diversi, non c'è neanche bisogno di descriverli. No, però questo. Tornando al lavoro, siete anche riusciti, perché poi tra l'altro non so se prima l'abbiamo detto, ma il bilancio per ogni quartiere che sarà la capitale della cultura è di 10.000 euro, ed è notevole anche la quantità di iniziative che voi avete fatto, riuscendo anche a premiare la creatività di qualcuno e quindi a promuovere anche qualcuno che ha ideato un progetto grafico, che ha ideato, insomma, che curerà i social. Quindi anche questo è, per dei giovani, è uno stimolo non da poco, credo. È una cosa che abbiamo anche questa messa tra le prime note del percorso di creazione del progetto. Per noi era importante creare uno staff che fosse prima di tutto giovane e prima di tutto del territorio. Ci abbiamo tante professionalità nel nostro territorio, e infatti al di là del team di gruppo di lavoro di cui faccio parte io, Andrea e i consiglieri di quartiere, perché il consiglio di quartiere ha fatto un lavoro enorme, il consiglio di quartiere, ringraziamo anche loro, infatti, perché i consigli di quartiere fanno un lavoro enorme, perché sono praticamente l'URP, il primo ufficio di relazione col pubblico che ha a disposizione il comune, e che comunque tengono viva una rete di collegamenti, di rapporti che altrimenti morirebbe molto velocemente. Quindi così di quartiere, grazie veramente del contributo dato. Il team di progetto fanno parte anche Simona Della Martera, Andrea Cambrini, Alex Giuseppi e Marco Rossini, che ringrazio proprio, non so nemmeno come definirlo, però sono stati fondamentali per tutto, dalla stesura del bando all'acquittamento di questa serata. Quindi senza di loro tutto sarebbe stato molto più complicato e soprattutto impossibile da raggiungere. E poi abbiamo, tornando a quello che dicevi tu, scelto due professionisti del territorio che sono giovani, perché sono giovani, e sono Matteo Rombolini, che sta alla regia dello streaming Facebook della serata, che è di Villa Fastigi, perché abbiamo fatto anche lì una divisione territoriale equa, giusto. Villa Fastigi, Matteo Rombolini, e Jonathan Canapetti, che è laggiù dietro, che è l'ideatore grafico di quello che prima appunto Daniele diceva può essere il palio del futuro di questo percorso a Pesaro capitale della cultura 2024. Grafico, social media, età tra i 25 e i 35 anni, quindi siamo in una bella fascia. Abbiamo subito messo come punto una retribuzione, perché
la cosa più importante per noi è creare occupazione. Secondo me anche nel settore della proposta, ok la passione, però non dimentichiamo che il volontariato è utile se è condiviso e partecipato, ma l'occupazione è la prima priorità a cui rispondere, cioè dare risposte. Quella è la parte che abbiamo portato. Io ti ringrazio perché davvero credo che questa idea, come diceva Gilberto, come diceva Daniele, fosse proprio alla base di questo percorso partecipativo, sentito, sentimentale anche veramente nel profondo, un percorso di passione. E a questo punto interpellerei anche Gianni Bernardino di Pan Speech, partner, non so se lo vuoi presentare tu Daniele o tu Gilberto, nostro partner in questo percorso di Capitale della Cultura 2024. Sì, Pan Speech è il gruppo di presentazione che ci è stato vicino e che è stato credo determinante anche lì, assieme a un percorso di partecipazione ampio nel percorso di candidatura UNESCO 2017, dopo due volte che la città ci provava, insomma, ci hanno aiutato assieme a tanti altri invece qui della città a trovare la strada giusta, e siamo sempre rimasti in contatto fino a che ci hanno raccontato che erano al lavoro per Procida nel momento in cui era entrata nella shortlist di 10, quindi secondo noi potrebbe essere una cosa anche alla vostra portata, in una telefonata insomma, un po' a tre con Gilberto. E allora ho detto perché non provarci, no? E soprattutto perché non provarci insieme, dopo per qualche settimana ci siamo lasciati perché loro avevano a fare per la fase finale e hanno vinto, ma insomma, con un agreement sulla parola ci siamo ritrovati poi poche settimane dopo, con tutto che loro lavoro anche a Procida non è compiuto, cioè non è finito, perché comunque così come veniva ricordato per Agostino, però a questo punto ci siamo e quindi è un bel ritrovarsi, insomma speriamo che continui questa sinergia. A Gianni chiederei proprio, in base anche a questa serata, ad aver ascoltato questo percorso e quella che insomma è la tua impressione che hai già avuto con la Città della Musica, ma che adesso stai approfondendo proprio anche da varie sfaccettature e vari punti di vista, che cosa pensi di questo percorso e quanto effettivamente può ritornare utile per questo importante percorso di Pesaro 2024? Guarda, quando sinceramente devo ringraziare Daniele e Gilberto in maniera sincera e non retorica, che come amministrazione hanno avuto questa intuizione di questo percorso, quindi di promuovere questo tipo di progettualità e di coinvolgimento. Quando durante i mesi da gennaio in poi abbiamo cominciato a fare delle riunioni, era venuta fuori quest'idea e assolutamente lungimirante dal punto di vista di quello che è il percorso di candidatura. È un percorso di candidatura che, detto più volte, non è mostrare i muscoli o dire essere autocelebrativi rispetto a tutti hanno monumenti o qualcosa da mostrare in una competizione di quel tipo per avere dei riconoscimenti, ma è il valore delle persone. Quindi quando sentivo parlare prima di legami, una cosa sempre che con Agostino ci diciamo spesso, un processo di candidatura, a noi interessano i processi culturali, interessano la creazione dei legami, interessa il barbiere perché è lì che io trovo un'identità, perché quell'identità per me è il punto di partenza su cui costruire un racconto che è su carta, ma perché la competizione prevede, come è stato nel caso del bando dei quartieri, la necessità di tradurlo in un documento valutabile e cartaceo, ma oltre quel documento c'è la verità che è un processo di candidatura, è un processo di scoperta anche dolorosa. A volte diciamo a Daniele, guarda che ti stai mettendo in un grande guaio per fare questa cosa, perché probabilmente
avrai tanti nemici, dovrai in un certo qual modo anche fare delle scelte, perché magari ciascuno ha un'idea della propria città, della propria comunità, che magari non si rispecchierà in quel progetto, perché quel progetto deve avere una visione che è oltre quello che magari ciascuno di noi pensa della propria condizione attuale, ma è un processo che ti porta a scoprire qualcosa di cui magari non sei consapevole. Questo è un po' il nostro ruolo di gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che è già per UNESCO, ha cercato di interpretare la città. Devo dire che a distanza di qualche anno ho trovato i segni di questo percorso, per cui anche di appropriazione di un logo, che è una cosa piccola, però i pesaresi forse hanno portato a casa l'idea che, anche se qualcuno gli ha dato una medaglia, un riconoscimento, già allora noi valiamo. Ok, questo magari può essere una cosa banale, però porta la possibilità di guardare, guardare oltre, e quindi se la retorica dal basso cerchiamo di riappropriarci, rigenerare spazi, sono tutte parole che negli ultimi 10-15 anni hanno fatto scuola all'interno della progettazione culturale. Bene, queste parole però hanno poi di fatto un significato importante, e quindi l'idea di partire dai quartieri, partire dalle comunità, al di là della retorica, è fondamentale per fare un percorso per cui poi a un certo punto questi legami tra le persone produrranno dei risultati. Io ricordo ormai di tanti anni fa, dove con i miei amici di università facevamo i primi progetti culturali, in cui ci siamo ritrovati a prendere uno spazio, tagliare insieme l'erba di quello spazio abbandonato, dove l'amministrazione aveva investito tantissimi soldi, ma e poi era rimasto un luogo dove si ristruttura, ma poi non c'è il contenuto, non ci sono le persone. Quante storie sentiamo di situazioni del genere? Ebbene, sono proprio quei legami fra le persone che fanno sì che i luoghi diventano abitati, i luoghi, le persone cominciano a ritrovarsi rispetto a un sogno, rispetto a un ideale. So che sono parole che possono sembrare anche pericolose, scivolose, però è lì che dobbiamo guardare, non possiamo rimanere in un piccolo spazio angusto, ma aprire lo sguardo, aprire verso una visione che ci può portare a essere, come dire, anche al lavoro, anche allo sviluppo economico, perché come da qualche tempo, da qualche parte anche si dice, per quanto possono essere slogan, la cultura può essere motore di sviluppo. E Pesaro, da questo punto di vista, nelle prime idee che ci stiamo facendo come gruppo di lavoro, ha fatto proprio della sua cultura di saper mettere le tecnologie esistenti nella manifattura. Penso a tutto il percorso che ha avuto Pesaro nei suoi anni, mettere quella sapienza, quella capacità di utilizzare le tecnologie all'interno della piccola impresa. Quello è un'espressione di creatività, è un'espressione che appartiene a questa comunità. Perché poi appunto dalla città creativa della musica a Pesaro 2024 mancano, dunque per Pesaro 2024 quanti quartieri ancora potranno essere ogni sei mesi? Ma uno almeno, neanque due all'anno, vabbè. Ah, beh, comunque, sì, il caso di Vittoria sì, no, nel senso, rispetto alla due all'anno, però sì. Mi sembra che poi questo percorso abbia sviluppato, perché al primo bando hanno partecipato insomma in 4-5, però diciamo che è una partenza che poi farà valere insomma sicuramente un esempio che poi porterà avanti altre cose. E il bando, mi sembra di aver capito, che appunto si sta anche modificando e migliorando con grazie anche a questi primi contributi. Sì, io credo che anche il non aver partecipato sia stata una partecipazione, nel senso che ci siamo arrivati con Mila, con Heidi, con
le varie strutture degli assessorati, abbiamo fatto molti incontri per condividere la natura del primo bando, no? E quindi diciamo anche il bando per come è uscito è il frutto delle domande, dei dubbi, dei timori o delle fughe in avanti che sono venute fuori anche dei singoli presidenti o dei singoli consiglieri, che poi magari consapevolmente hanno fatto una scelta di dire magari non, questa volta non fa per noi, ma in maniera consapevole, quindi già misurandoci sì, o addirittura qualcuno secondo me sbagliando, perché poi diciamo anche lì va gettato un po' tutto il cuore oltre l'ostacolo, qualcuno partecipiamo quando saremo usciti dalla pandemia, quindi quando potremo tornare a fare cose normali. Quello ad esempio credo che sia una sconfitta in partenza, no? Perché se diciamo si è aggiudicato con il miglior progetto, più creativo, più innovativo, uno dei territori che penso si possa dire tranquillamente ha più sofferto e più patito e ha più pianto diciamo in questo anno e mezzo, penso che si debba proprio da ridere, difficoltà a riuscire a trovare la forza di, e non aspettare il semestre comodo quando c'è il sole, posso fare le cose in ciabatte, no? E di contro invece in realtà c'è la appunto volontà di mettersi in discussione e di modificare, stanno facendo questo bando che io vorrei che insomma, se tutti insieme saremo bravi a fare funzionare intanto questo semestre, chiaramente non lasciando solo a organizzare, ma cercando di dare un aiuto anche dal resto della città, del territorio. Per esempio, una cosa non detta, poi magari più che parlare io, sarebbe interessante magari che Andrea e Marco raccontassero anche un po' di idee, perché poi questa cosa andrà in tele e ci servirà anche dall'autocalco per far vedere in generale a tutto il resto della provincia cosa accadrà. E però dicevo, anche nel modificare il prossimo bando, nell'evoluzione, mi piacerebbe che questa cosa diciamo si strutturasse al di là di questo mandato amministrativo, no? Cioè che fosse una cosa che diventa quasi una normalità, perché deve essere insomma anche un modo di finanziare le attività da parte dell'amministrazione centrale, no? Lo dico facilmente ora che è finito il primo semestre, no? Cioè la prima assegnazione. Però se io avessi dovuto dire sulla carta chi secondo me ha più facilità, più possibilità di vincere, avrei detto Villa Fastigi e Villa Ceccolini. Perché? Perché diciamo è uno dei quartieri più abituati a fare da per sé, no? Da qui a parte Colte Roscetti, no? con Periferica al Festival, però da qui arrivano meno richieste di finanziamento, meno aiuto, meno richieste di contributo pubblico, meno situazioni per cui si richiede un finanziamento al 100%, no? Ma c'è più abitudine intanto a fare per sé, nel senso a essere autosufficienti, a non guardarsi troppo intorno, magari chiedere a un imprenditore perché c'è, a un commerciante eccetera, e poi magari a rapportarsi, no, con l'amministrazione quando serve qualcosa di più, no? E quindi questa diciamo anche formazione, no, oltre a diciamo una tendenza storica alla cooperazione, no? Era ovviamente uno degli ingredienti, che elementi competitivi che hanno anche altri quartieri, ma che non hanno saputo in quel determinato momento storico mettere in gioco. Nel rinnovarsi del bando chiaramente cambierà qualche cosa, stiamo ragionando anche appunto di come, poi ne riparleremo insieme anche con i presidenti, no? Però c'è un po' la vitalità, c'è la trasformazione, ma mi piacerebbe appunto che diventasse un elemento premiante e forse il primo meccanismo di finanziamento da parte dell'amministrazione dei progetti nei quartieri, extra oltre al lavoro che l'assessorato dei quartieri che segue Mila, oltre alla progettualità dei borghi che sta seguendo Aidi eccetera, mettono già in campo, no? Però questo deve essere il di più, perché è quel di più che ti può generare progetti anche di livello nazionale, come potrebbe fare Gilberto, così tanto sono vicino e non è un problema, in una direzione artistica del teatro, no? Cioè il programma che verrà presentato questa sera, che viene presentato questa sera, potrebbe essere il programma di una città per quei sei mesi, non di un quartiere. E in questo e concludo, l'altra parte che può fare l'amministrazione è dire: una parte delle iniziative, che tra l'altro spesso sono una sopra l'altra, a 50 metri tra la biblioteca San Giovanni e via Passe, il Museo Rossini eccetera, non le possiamo spostare per quei sei mesi in quel quartiere. Delle presentazioni di libri, no? Con Antonino abbiamo già iniziato a ragionare il tema delle iniziative legate allo sport, no? Cioè l'idea è che
in quei sei mesi la Commissione Cultura del Comune, simbolicamente una giunta, perché un'altra cosa che avevo messo nel bando e nel racconto è anche che questi sei mesi possano servire anche a progettare delle opere per quel quartiere, per quel territorio, no? L'impegno che ci demmo nel 2014 di dire: finito questa esperienza amministrativa, ogni quartiere della città deve avere almeno una piazza in cui ritrovarsi, e non è così ovunque, e un luogo pubblico dove spesso non c'è neanche un centro civico funzionante, no? Dove poter fare attività per tutto l'inverno, no? Ha a che fare un po' con questo, e quindi questo periodo di sei mesi, oltre che poi siamo tutti qui lo stesso, però può servire anche a ideare in questo territorio un luogo per le esibizioni. Ne parlavamo qualche domenica fa con i ragazzi a Villa Cecolini, ad esempio, no? Lì l'assenza di un luogo deputato, no? Dove poter organizzare regolarmente dei concerti, che è sempre più complicato organizzare perché finito il Covid rimarrà la Gabrielli e le norme per la sicurezza, e quindi se si vogliono fare le cose bene ed evitare di spendere tutto nell'hardware, no? Occorre strutturare, no? Questo semestre e i semestri che verranno potranno aiutare, specie ora che anche sul bilancio partecipato si è agito verso i quartieri, no? Individuare interventi specifici dove allora l'amministrazione mette un plus, perché si è assieme progettato qualcosa che rimane anche dal punto di vista infrastrutturale. Il percorso politico è importante, ma non solo politico, insomma. Grazie. Allora Marco, quello che dicevamo prima, adesso tu devi raccontarci un po' soprattutto le prime iniziative che sono imminenti, perché partiamo da luglio, e te le ricordi tutte, perché tanto credo che le sappia quasi a memoria. Me le ricordo abbastanza. Quindi partiamo dalla prima data e diciamo già a tutti quando rivederci qui, non qui, ma qui vicino. Allora, per il primo appuntamento. Mi piace molto quello che ha detto Daniele adesso sul fatto che la cultura di Pesaro si può spostare sul quartiere. Sarebbe bellissimo che si potessero sviluppare delle attività, delle iniziative fatte dal centro alla periferia. Sarebbe veramente un'occasione unica e creerebbe un precedente molto importante, questo per tutta la città. E detto questo, noi partiamo il 12 luglio, cioè ufficialmente, quindi oggi c'è la programmazione, chiamiamola serata di programmazione, però ufficialmente partiamo il 12 luglio con un'iniziativa che è il Melody Monday, che sposa quello che è il brand di Pesaro Città della Musica. Vuoi raccontare? C'è stata una Pesaro rumorosa, adesso Gilberto è salzato, ma che conosce molto bene, che ha connotato Pesaro a livello musicale e culturale per tutta Italia. Quel periodo lì è finito, però c'è un post Pesaro rumorosa, quindi con meno dimandi noi abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono le proposte attuali, e abbiamo scelto di circolarci Villa Fastigi perché l'abbiamo sempre vissuto come contenitore necessario per questo tipo di attività di promozione. Quindi partiamo dal circolarci il 12 luglio con il primo concerto del Melody Monday, che si replicherà anche il 19 di luglio con un altro gruppo, quindi due serate del Melody Monday nel mese di luglio. Poi abbiamo un appuntamento molto importante intergenerazionale che unisce adulti e bambini, soprattutto bambini, che è una iniziativa che ha promosso Arco Iris, che vedo Sibel tra il pubblico, che è la rappresentante, e che sono le letture al buio per bambini coraggiosi, che anche questo rispecchia quello che è un altro cluster di Pesaro, che è Pesaro Città che legge. Ed è stata anche questa una scelta di, comunque, come diceva Daniele prima, di rigenerare attività che con la pandemia si sono bloccate per mancanza di soldi, e comunque attivare quindi quello che già c'era di buono su tutto quello che veniva proposto nel quartiere, è stato inserito all'interno del progetto. Quindi quella serata lì è una serata molto importante perché gruppi di lettori, come dicevo prima, adulti e bambini, si ritroveranno a Bimborto, che è il contenitore di Arco Iris, per leggere tutti insieme delle letture, divisi in gruppi, perché nonostante tutto siamo ancora in affare. Allora, le norme Covid saranno rispettate ovunque, anche nel cinema all'aperto, anche nel Melody Monday, cioè chiaramente questo purtroppo è un'eredità che ci dobbiamo tenere, però
però le cose si possono fare. Sì, non diamo per scontato nulla, la regolamentazione di distanziamento e tutte le normative che riguardano la pandemia le adatteremo per ogni singola attività. E anche in quel caso infatti i gruppi di lettori saranno divisi e ci sarà questa lettura al buio con le pile e con anche un picnic autogestito. Poi abbiamo quello che ho accennato prima, il 24 di luglio abbiamo questo festival per festeggiare Mirko, che per noi è presente e sempre sarà presente e sempre a circolarci di La Fastidio, quindi è un'altra occasione per seguire dei concerti di musica dal vivo. E un'iniziativa promossa dagli amici di Mirko che hanno scelto appositamente il circolo e hanno sposato pienamente il progetto, quindi ci sarà una carrellata di gruppi dalle 19 fino a mezzanotte, ci saranno diverse esibizioni live e poi andiamo con Cinema sulle pareti che come dicevo prima faremo contemporaneamente a Villa Fastigi e Villa Cecorini il 27 di luglio. I film non ve li possiamo ancora svelare perché dobbiamo fare questo sondaggio online che partirà a breve, una data precisa ancora non ce l'abbiamo, però sicuramente già dalla prossima settimana daremo maggiori indicazioni su questa cosa qua. E poi mi sa che sul mese di luglio ci siamo. E agosto è un altro mese molto ricco, e è indubbio che la situazione, la dimensione all'aperto, quindi l'estate, favorisce l'iniziativa e la proposta di attività. Ciò non toglie che nel stendere la progettualità abbiamo curato e dato attenzione anche al periodo stagionale, quindi abbiamo diviso periodo estivo e periodo autunnale. E nel periodo autunnale cosa abbiamo messo? Abbiamo messo delle attività che fossero più laboratoriali, quindi periodo estivo, concerti di musica dal vivo, letture e spettacoli teatrali. Ci sarà la Casa ASAC di Clio Gaudenzi, che anche questo è uno spettacolo che porteremo sia a Villa Fastigi che a Villa Cecorini per cercare di leggere la realtà in maniera diversa. Ci sembrava molto interessante per cercare di stimolare una coscienza critica nei più piccoli. E poi un altro appuntamento molto importante è quello del 18 settembre con Tutti i fiori di domani, dove Valentina Di Luca, che è una scultrice giovanissima, esporrà le sue opere, e dove sarà un momento anche quello completamente costruito in condivisione, perché ci sarà Villa Cè con appunto le esposizioni artistiche di Valentina Di Luca, ma ci sarà Arco Iris che andrà ad allestire, ad abbellire l'area intorno alla panchina rossa del parco pubblico di Villa Cecolini, panchina rossa che è simbolo della violenza contro le donne e contro il femminicidio. Quindi già che quello è un percorso che è arrivato poi di condivisione, di collaborazione tra le realtà del territorio, perché coinvolge Torcivia come Villa Cè e lo stesso comune, un percorso che è stato molto importante e che nell'intento non deve essere solo simbolico. Quindi i bambini andranno ad abbellire tutto lo spazio intorno e quel giorno lì verrà anche intitolato, cioè quel nome, cioè quel parco ancora non ha nome, è il parco pubblico di via Lago d'Albano. Ma quel giorno ci avrà un nome finalmente e non lo svegliamo stasera, lo scoprirete il 18 di... Soprattutto non dirlo perché poi vi ripreso l'assalto dei consiglieri comunali che vogliono sempre intitolare qualcosa, quindi... Un in meno, questo ci ha rubato. No, comunque il 18 sarà una giornata molto importante e si svilupperà durante tutto l'arco della giornata. E i laboratori, come dicevo prima, sono una fase importante, anche qui il contributo fondamentale della carnevalesca, perché ci sarà il laboratorio Maestri di Cartapesta che verrà fatto al circolarci Villa Fastigi, dove i ragazzi si cimenteranno nella costruzione di carri allegorici in piena sostenibilità. E l'obiettivo qual è? Guardiamo sempre al futuro, di poter poi portare questi carri allegorici a sfilare al Carnevale di Villa Fastigi 2022, quindi ci auguriamo che in maniera ottimistica che tutto possa riprendere nel migliore dei modi. L'altro laboratorio è sempre riferito a attività, cioè a una visione di benessere individuale che è molto importante,
che è appunto giocando con le stagioni con laboratorio di educazione alimentare rivolto ai bambini. Parallelamente, insieme all'Istituto Comprensivo Galileo Galilei e agli scout d'Europa, gruppo Pesaro 1 di Villa Fastigi, faremo queste passeggiate, che anche questo è scoperta del territorio ma anche benessere, quindi si legano le due cose. Un'altra cosa a cui teniamo molto, che abbiamo proposto come periferica, è la Leca Trace, che non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo fatto anche nel 2015 in collaborazione con Republic, che è un collettivo di Fano. Comunque la Leca Trace è una gara informale in bicicletta a squadre, e noi l'abbiamo però disposta come una caccia al tesoro per conoscere il territorio, e in quel caso stiamo sviluppando l'intenzione di fare questi checkpoint in dei punti nevralgici del quartiere, ma per l'importanza storica e sociale del punto in sé per sé, o dei nomi che ci sono delle vie, quello che dicevamo prima delle targhe. Quindi è anche quello un lavoro di riscoperta del territorio molto importante, educativo e formativo. Farlo con una caccia al tesoro ci sembrava la cosa un pochino più spontanea e divertente che potessimo proporre. Altro appuntamento sempre nel mese di settembre è la mindfulness, ritornando al discorso del benessere. Anche lì abbiamo cercato di legare questo percorso interiore di pace con quelle che sono la pace dello stomaco e del territorio, nel senso che faremo delle degustazioni di prodotti tipici e di vini accompagnate dalla musica. Tutto poi verrà realizzato al Vivaio Il Giardino 2.0, che si trova in quello che noi definiamo il 38° parallelo tra Villa Fastigi e Villa Cicolini, che è poi è via Costa di Fagnano, come si chiama? Quello è il nostro 38° parallelo. E poi finiamo, spero di aver detto quasi tutto, finiamo con la stand-up comedy, perché alla fine un po' di stimolo, di sapore anche nel dibattito ci sta. La stand-up comedy è una forma di spettacolo in presa diretta, dove un comico parla faccia a faccia al pubblico e lo provoca su temi di attualità. Questo ci sembrava un modo diverso di coinvolgere gli abitanti del quartiere. Lo faremo al Circolo Arci di Villa Fastigi e al Bar Lola di Villa Cicolini, perché storicamente sono le due case del popolo, e quindi, dato che vogliamo stare in mezzo alla gente d'inverno, lo faremo a dicembre, gli unici contenitori sono questi. E abbiamo pensato di farlo, sperando in una flessione della situazione Covid, proprio con un comico che sta in mezzo alla gente. Cioè, anche in tutti gli altri spettacoli non abbiamo mai creato una situazione di palco. Il concerto di Power Zagoro sarà a terra, quindi sarà diretto, con tutte le distanziamento in sé per sé. Però questa orizzontalità si è presentata lungo tutte le attività che sono state poste nel progetto. Spettacoli teatrali di Clio Gaudenzi uguale, sono tutte cose che faremo faccia a faccia. Grazie mille, mi sembra un programma molto intenso. E niente, ringrazio tutti qui che siamo qui, non sul palco ma sulla pedana, e ringrazio il pubblico che è rimasto con noi, ringrazio il pubblico di Facebook, e ci rivediamo a Villa Fastigi il 12 luglio. Brindisi. C'è un brindisi.